Incontra Sebastian davanti alla sala comune, ricompensa Crucio. Interessante. Però volevo vedere che cosa voleva Tick prima. Magari una missione corta che chiede qualcosa sulla stanza degli animali. Magari ci sblocca questo pezzo qua di stanza. Ciao, Tick. La professoressa Weasley mi ha detto che volevi parlarmi del telaio. Salve, sì. A proposito, Tick ha pensato che... Che? Che sta facendo Tick? Ci allunga la stanza? Dai, cos'è sta roba? Cos'è? Forse per le creature acquatiche. La stanza pare ritenere che ti serva più spazio per i tuoi animali. Come Giustamente. diceva Tick ha avuto un'idea. Tick sa come collaudare il capo di abbigliamento che hai migliorato con il telaio incantato. È Ok. come aiutare un vecchio amico. Cosa intendi? Un orco domestico di nome Tobbs recupera succo di sanguisuga per il suo padrone in una caverna vicino a Hogwarts. Il padrone di Tobbs non gli permette di uscire dalla caverna. Tick sa che è infestata dai ragni. È terribile. Lo è. Tick non ha notizie del suo amico già da un po'. Ok. Visto che il capo che hai intessuto col telaio ha un incantesimo che potrebbe essere utile, forse puoi provarlo mentre fai visita a Tobbs. Qualsiasi capo è utile per me. Avendoci da guadagnare, cercherò Tobbs, d'accordo. Capisco. Lascia che ci pensi io, Tick. Troverò Tobbs. Oh, grazie. Ti prego, fai sapere presto a Tick come sta il suo vecchio amico. Sì, signore. Allora, dammi solo un secondo prima. Fammi vedere questa nuova parte della stanza. Allora, siamo sopra all'entrata. Che tra l'altro anche lì c'è una porta. Che niente niente potrebbe anche aprirsi. Ma comunque, visto che c'è anche qui questa statua, magari sai, potrebbe allargarsi anche in alto. Però volevo vedere qua dentro, perché a rigor di logica. Oh no, non è una caverna. È una spiaggia. Che è figa lo stesso, anzi. È davvero. Wow. 4 specie e 12 animali. D'accordo, potrei fare il Terstal e i Puffskin, visto che li avevo tolti. Ma che bello! Voglio vedere come mangia. Che poi, onestamente, siamo solo noi a vederlo. Anzi, a vederla. Che guarda questi due che sono uno dello stesso colore e due si erano messi all'ombra del Terstal per non stare al sole. Dov'è quello rosa? Ah, eccola! È rimasta un attimo bloccata sui sassi, poverella. Ma se tipo... Faccio. Scusami! Non volevo! Scusami! Scusa, scusa! No, non scappate, scusatemi, scusatemi. Scusa, scusa, non volevo spaventarti, tieni. Beh, ho già passato più di 20 minuti qui, anche se voi ne avrete visti, boh, 5 massimo. È ora di uscire. E giusto per cambiare un po', andiamo con l'ippogrifo invece che con la scopa. Che bello che è sto ippogrifo nero comunque. Bianco, fiero becco, classico. Bello. Però cavolo nero è... Detto questo, eccoci alla grotta dove ci sono i ragni. Wow, grande grotta. Oh, più le guardo ste grotte, più davvero sembrano sempre quelle di Skyrim. Entri in una grotta, trovi degli oggetti all'inizio, c'è un punto alto in cui ritornerai a fine della grotta. È uguale, è identico. Il padrone di Tobbs è orribile. Tobbs! Tobbs! Mi manda Tick! Ci sei? Non lo so. Potrebbe essere ancora vivo. Che è stato? Ah, buongiorno. Madonna mia. Accio! Incendio! Descendo! Là! Altro forziere grosso. Sì, nascondetevi dove volete, che tanto Leviosa! Glacis! vi becco comunque. Cos'è? Questa musica di tensione per un cadavere decapitato, wow. Forse la cosa peggiore che esiste nel mondo di Hogwarts. Però vedo cadaveri di ragni in giro, eh. Tobbs Vuol è dire che stato c'è... qui tempo fa. Deve essersi addentrato nella grotta. Confringo! Qualcosa è successo. Confringo! Dipingo! Là. Cosa mi ha colpito? Madonna mia, pensa a rimanere bloccato in una roba del genere.
Quei ragni che ti passano accanto sulla testa. Che poi non sono manco ragni piccoli normali. Sono belli spessi. Ah, beh, trovato soldi così, senza sapere neanche cosa abbiamo trovato. E ora si scende di sotto, dove non si può fare ritorno, ovviamente. Ma ciao! Porca... Ecco qua. Ragno grosso. Grossi problemi. Ora, no. Lasciami. Grazie. Ancora. Ma porca. Ecco fatto. Problema risolto. Fermo lì tu. Che poi erano anche tutti e due di livello più alto. Abbiamo vinto lo stesso. Vediamo. E è sceso ancora più in fondo. La vedo davvero male. Oh Gesù. Stagisti italiani medi vengono sfruttati e ringraziano pure. Fammi indovinare. Altra zona dove dobbiamo combattere. E io sono pronto. Oh Gesù, quanto è grosso. Allora, iniziamo con questo. Una cromantula che è della stessa razza di Aragog. Becca di questo. Incendio. Non gli ha fregato nulla l'incendio. Becca di questo. E anche questo. Beccati il ghiaccio. Incendio. Cazzo. Incendio. Se avessi avuto l'accortezza di prendermi incendio. Il danno per gli attacchi di descendo, ora saremmo stati in vantaggio per i danni. Ecco qua. Becca di questo. Ho sbagliato bersaglio. Cacchio. Allora. Incendio. Non gliene è fregato nulla dell'incendio. Immaginavo che non avrebbe funzionato levioso. Allora. Vai. Fai qualcosa. Seppellisci nel terreno la testa di un acromante. Allora, ipotizzo. Non ho ben capito il senso di. Incendio. No, ho sbagliato. Confringo. Difendo. No! Siamo ancora vivi, che culo! Allora, fermo. Calmi un attimo. Dai. Non so come io abbia fatto. Non so oggettivamente se era scriptato mettergli la testa nel terreno, ma ce l'abbiamo fatta. Credo che dovessimo farlo mentre caricava a questo punto. Era l'unica cosa che mi è venuta in mente. Io dovrei scendere, però qua sto continuando a salire io. E ho trovato un altro forziere. Confringo. Oh no. Ah, ho la sensazione che quell'elfo domestico sia Tobbs. Speriamo di no. Allora, dammi un secondo. Sì, so che è una cosa terribile quello che stiamo facendo. Nel senso, dammi un attimo che vado a prendere prima l'oggetto e poi vediamo come stai. Ah, wow. Per 45 monete tutto ciò. Fantastico. Se troverà il corpo, il grosso ragno avrà avuto la meglio. Tobbs ha deluso le sue aspettative e merita questa punizione. Aia. Tobbs deve... Povero Tobbs. Lasciato qui da solo coi ragni. Porello. Tra l'altro fa vedere... Cosa sono queste cose? Ah, soldi. Wow. Quanto avremmo trovato? 80 monete? 100 a dir tanto? Ad aver arrotondato? E abbiamo trovato però un altro forziere. Questa è una bella sorpresa. E non sapremo mai che cosa abbiamo trovato. Vabbè. Ho già visto quel tavolo. A quanto pare sono tornato all'ingresso della caverna. Bravo. Orca puttana. Guarda, avevo ragione o no? È uguale a Skyrim le grotte. Giri, scendi, risali, trovi il boss e poi esci da dove sei entrato. Tic.
Mi spiace, ma il tuo amico... Tick, sono stato alla grotta. Splendido! Tick spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs. Tick, ammetto che pensavo avrebbe fatto una scelta tipo diglielo o non dirglielo, Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh, cielo! Tick temeva potesse succedere tutto solo in quella caverna. Povero Tobbs. Lo so. Tick e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tick e Tobbs furono separati. A Tick è sempre dispiaciuto che Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. Tick è fortunato a servire streghe e maghi così gentili come te. Tick sentirà molto la mancanza del suo amico e brinderà a lui con la morte nel cuore. No, poverino. Chissà quanti altri... Devi rassegnarti, madonna mia che mostro. Chissà quanti elfi domestici hanno pianto per la morte di Dobby. Che in teoria Dobby non era ben voluto fra gli elfi perché era anomalo. Però magari qualcuno... Tick, mi dispiace davvero tanto per il tuo amico. Grazie. Sei molto gentile. Devi rassegnarti. Tick, sì, padroni, scusi. Stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace. Vai, vai. Vai a farti un bicchierino. Ti do anche qualche moneta se vuoi. Vediamo che cosa abbiamo trovato. Beh, ricamata casual. Allora, a parte i pantaloni, in realtà è bella. Potremmo anche evitare di potenziare, diciamo, certi equipaggiamenti finché non arriviamo al massimo livello. Ad ora non ho visto grandi difficoltà. Però nel momento in cui arriveremo, secondo me, al massimo livello e quindi troviamo tutti i vestiti che oggettivamente saranno meglio di quelli che abbiamo... Andiamo un secondo dal signor Moon, che credo di avere abbastanza lune. Signor Luna, vediamo se abbiamo tutto. Salve, signor Moon. Salve. Hai rimosso altre statuette di Demiguys? Hai voglia? Sì, ho un po' di lune per lei. Ora che le statuette sono sparite, la mia mente è più leggera. Son contento. Ti avevo promesso di insegnarti a potenziare Alomora, se mi avessi portato... È già il secondo livello, secondo me, capiamoci. A quel punto potrai aprire anche le serrature più resistenti. Lo so. Però ancora non sappiamo chi abbia creato le statuette. Chissà quanti di quegli obbrobri ci sono in Angolo. Bella domanda. Portami altre lune e ti insegnerò a lanciare l'incantesimo alla mora più potente conosciuto dalla stirpe dei maghi. Così proprio la critico proprio con l'anima e apri le serrature. Continua a cercare quelle lune, Così magari eviterò di impazzire e riusciremo a scoprire che c'è dietro tutto questo. Ma vorrei saperne quante. 13? Vabbè, dai, non è neanche terribile, si può fare. C'è un gatto là.